Paolo Romani, Renato Brunetta, Antonio Tajani, Altero Matteoli, Maurizio Gasparri, Elisabetta Gardini, Giovanni Toti sono solo alcuni dei protagonisti di Muoviti Italia 16 in programma a Catania dal 7 al 9 ottobre, un evento organizzato dall'Associazione Meridiana e dalla Fondazione della Libertà su iniziativa dell'europarlamentare Salvo Pogliese, del deputato alla Camera Basilio Catanoso e del senatore Altero Matteoli. Sarà presente anche il coordinatore regionale del partito Gianfranco Micichè. La presentazione questa mattina in conferenza stampa. Sarà una 3 giorni di valenza nazionale. Catania diventerà la capitale del centrodestra a livello nazionale con un programma molto fitto di incontri, dibattiti su svariati temi di grande attualità, dal referendum al Crocetta, al post Crocetta, la rinascita e rilancio di Forza Italia del centrodestra, con autorevoli esponenti nazionali, dal capogruppo al Senato Romani, al capogruppo alla Camera Brunetta, ad Altero Matteoli e Maurizio Gasparri, a Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, con moltissimi giovani provenienti da tutta Italia, oltre 500 saranno i partecipanti. Sarà un momento di confronto molto importante, sarà un momento di dibattito all'interno del centrodestra con tutti i vertici regionali del centrodestra per evitare l'errore madornale del 2012 e per preparare la sfida per vincere le elezioni regionali dell'ottobre del 2017. L'obiettivo prioritario sia quello di ricompattare il centrodestra. Credo che l'esperienza devastante di Rosario Crocetta abbia lasciato riflettere tutti, abbia fatto fare un bagno di umiltà a tutti i vertici del centrodestra per evitare gli errori commessi in maniera trasversale in quota parte nell'ottobre del 2012. Dopo la ricomposizione del quadro si parlerà di nomi e di programmi, ma credo che non sia questo il problema. Io sono assolutamente convinto che l'esperienza devastante di Crocetta rappresenta una assoluta necessità di svolta di cui il centrodestra è consapevole, quindi sono convinto che alla fine riusciremo a ripartire, a rilanciare la nostra coalizione e a vincere le elezioni regionali di ottobre 2017. Per la possibilità finalmente di confrontarsi tra alleati o possibili alleati di una coalizione di centrodestra, ma anche coi cittadini che vorranno dire la loro in attesa di capire se davvero questo centrodestra ha da dire la propria sui programmi. Io credo di sì, ci stiamo lavorando, immagino anche gli altri movimenti e partiti stiano facendo lo stesso. Avremo la possibilità finalmente del primo confronto pubblico. A parte questo, giornate di approfondimenti, di dibattiti che credo saranno utili ai giovani che vorranno confrontarsi con la realtà dei problemi della nostra Sicilia, della nostra Italia e insieme immaginare quali possono essere le risposte.